Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E, allora, in questa occasione voglio parlarvi del Ginger Bug. Qualche tempo fa ho creato un post sulla mia pagina, ho condiviso anche nelle storie la richiesta da parte vostra di cosa vi piaceva sapere su questo tipo di preparazione, e quindi ho raccolto una serie di domande e approfitterò di questo video per rispondere a queste domande e anche per vedere insieme come si fa il ginger bug, a cosa serve, eccetera, eccetera, e tutte le altre curiosità. Partiamo subito. Intanto vi do la ricetta, ecco, che serve per fare il ginger bug. In questo caso noi abbiamo 50 g di zenzero, abbiamo 100 g di acqua, 3 fettine di limone e abbiamo dello zucchero. Lo zucchero circa sarà una percentuale del 10% sul peso dello zucchero. Allora, prima di fare insieme il ginger bug, voglio intanto spiegarvi alcune cose perché è molto importante. Spesso qualcuno mi dice di fare dei video un po' più brevi, capisco il senso di questa osservazione, ma lo scopo dei miei video non è quello di dare semplicemente delle ricette, ma è anche quello proprio di spiegare nel dettaglio, diciamo, più possibile, nei limiti delle mie conoscenze, quali sono i processi che ci sono dietro certe preparazioni, quali sono i rischi collegati a certe preparazioni, diciamo, è tutto quello che quando ci si avvicina ad una qualche tipo di preparazione, tutte quelle domande, ecco, che ci vengono in mente. Per questo io raccolgo appunto delle domande, perché sono anche per me uno stimolo per dare più risposte possibili all'interno appunto di video come questo. Quindi, prima di fare la ricetta, partiamo dalle informazioni di base. Che cos'è il ginger bug? Allora, il ginger bug è una preparazione fermentata che, diciamo, come concetto si avvicina molto a quello della pasta madre. È sostanzialmente un preparato fermentato che noi teniamo nella nostra dispensa pronto per diversi utilizzi. Sostanzialmente, il ginger bug è uno starter. Okay, quindi può essere utilizzato in tutte quelle circostanze in cui ci serve un qualcosa come starter per avviare altre fermentazioni. Quindi con un ginger bug noi possiamo avviare una panificazione, quindi fare del pane, possiamo avviare una bevanda fermentata, possiamo avviare ad esempio una verdura latto fermentata. Quindi questo è il ginger bug e questo è anche l'utilizzo che si fa del ginger bug. Tra l'altro il liquido, diciamo, il liquido fermentato che si ottiene attraverso il ginger bug può essere anche consumato tal quale anche per fare degli ottimi aperitivi, no? E su questo, diciamo, non entro perché c'è chi si occupa di questo molto meglio di me, anzi io non me ne intendo per. E quindi può essere consumato tal quale e vedremo alla fine praticamente una bellissima bevanda fermentata molto frizzante. Allora, di cosa è composto il ginger bug? Abbiamo detto questi sono gli ingredienti. Dobbiamo dire, diciamo, prima di tutto che cosa c'è alla base della fermentazione del ginger bug. Diciamo che ci sono due processi fondamentali. Il primo è una fermentazione lattica. La fermentazione lattica è quella che, diciamo, interessa maggiormente il ginger bug. L'altra fermentazione che interessa questo tipo di preparazione è la fermentazione alcolica. Quindi noi abbiamo una preparazione che appunto, avendo queste due tipologie di processi alla base, può essere utilizzata in tantissimi modi diversi, come abbiamo visto, dalle verdure latte fermentate fino alla panificazione, fino anche diciamo, a fare una bevanda. Diciamo questo aspetto. Come si fa? Lo vedremo tra poco. Ecco, una domanda che mi è stata fatta è questa qui: come faccio a capire se sta venendo bene?
Allora, è molto semplice, sono proprio la formazione di molta anidride carbonica all'interno della nostra preparazione. Quindi, questa cosa qui è l'indicazione che ci dice che il nostro ginger bug sta fermentando alla grande. Un'altra domanda era che sapore deve avere il ginger bug? Beh, allora, fondamentalmente ha uno spiccato sapore di zenzero, accompagnato appunto da una E da frizzantezza, una certa acidità anche, ok? Quindi l'acidità è un fattore importante, visto che stiamo parlando di una preparazione che ha una buona percentuale di fermentazione lattica, ovviamente accompagnata anche da un certo grado di acidità. Un'altra domanda che mi è stata fatta da più di una persona è se ci sono pericoli particolari nel fare questo tipo di preparazione. Allora, seguendo il processo che guarderemo e la gestione che vi indicherò di avere, non ci sono particolari rischi, soprattutto per il fatto che è una preparazione che noi teniamo sempre controllata giornalmente, la mescoliamo, quindi non c'è quasi rischio di proliferazione di muffe o di altro. Diciamo, non ci sono particolari rischi rispetto al ginger bug, ovviamente se viene seguito. Se invece viene abbandonato, dimenticato, è consigliabile lasciarlo a se stesso. Proprio appunto come una pasta madre, ecco, il concetto è sempre lo stesso. In quanto tempo è pronto il ginger bug? Allora, tendenzialmente dipende anche molto dall'ambiente in cui viviamo, dalla temperatura, dalla stagione, eccetera, però tendenzialmente il ginger bug è pronto in un tempo che va dai 3 ai 5, 6 giorni circa. Okay? Quindi in questo tempo noi avremo la nostra preparazione pronta per essere utilizzata. Un'altra domanda è questa qui: come lo conservo mentre lo faccio? Una volta fatto, e lo faremo tra poco, il ginger bug va conservato a temperatura ambiente, quindi non va messo in frigo, temperatura ambiente, lo possiamo coprire con una garza, ma lo possiamo anche chiudere, possiamo chiudere il vasetto con il suo tappo, cosa che è un po' più anche indicata. La chiusura del vaso con il tappo o con la garza indirizza il tipo di proliferazione, no? Che avviene all'interno. Se noi copriamo il contenitore con una garza, avremo con buona probabilità una maggiore proliferazione di lieviti, quindi più in grado di essere utilizzato in preparazione dove ci servono molti lieviti. Se invece lo chiudiamo con un coperchio, avremo con buona probabilità una maggiore proliferazione batterico-lattica e quindi sarà utilizzato, diciamo, in linea generale maggiormente per quelle preparazioni lattiche. Okay? Ovviamente questo non significa che se è chiuso non possa essere utilizzato anche in ambienti in cui servono i lieviti, proprio perché, diciamo, all'interno questi due processi avvengono un po' contemporaneamente. Ok, quindi va conservato a temperatura ambiente nella vostra dispensa di casa. Ecco, se l'avete scoperto, non tenetelo con altre preparazioni, cioè nel senso coperto con la garza, non tenetelo insieme ad altre preparazioni, tipo aceti, tipo kombucha, perché può essere contaminato facilmente. Quando è pronto, come lo conservo? Ecco, questa è una domanda interessante, perché la cosa bella è che come la pasta madre lo possiamo conservare sostanzialmente in due modalità, o a temperatura ambiente rinnovandolo spesso, oppure lo possiamo conservare in frigo, ok? La differenza tra questi due metodi di conservazione sta proprio nel tempo di rinnovo, no? Del nostro ginger bug. Una volta pronto va rinnovato e se lo conserviamo in frigo, questo rinnovamento si può fare tranquillamente anche una volta a settimana. Se invece va conservato fuori frigo, va rinnovato più spesso perché ovviamente c'è più calore, si presume, e l'attività, diciamo, dei microrganismi è più alta. Ok? Quindi questo rinnovo va fatto ogni 2-3 giorni. Ok? Come rinnoviamo il nostro ginger bug?
Allora, molto semplice. Una volta pronto, possiamo eventualmente, se diventa tanto, asportare una parte, mettiamo un 25-30% circa di zenzero, e ne mettiamo una stessa percentuale di fresco. Aggiungiamo il solito 10% di zucchero e aggiungiamo, diciamo, se abbiamo prelevato del liquido fermentato, ne aggiungiamo ancora del latte. Ok? Ho risposto, diciamo, a tutte le domande che ho ricevuto, adesso facciamo il ginger bar, ok? Quindi ci serve un vaso e una grattugia. Un particolare molto importante è questo, che lo zenzero va acquistato biologico perché ovviamente, diciamo, non è stato trattato con sostanze che possono essere pericolose per la nostra salute. Prima di utilizzare lo zenzero per questa preparazione va lavato. In questo caso, come vedete, l'ho spezzato in pezzettini per poterlo lavare meglio tra, diciamo, dove ci sono queste fessure, no? Tra una, diciamo, una radice e l'altra. Okay? In questo punto spesso si annida della terra e va assolutamente rimossa. Quindi io l'ho spezzettato, l'ho lavato con una spazzola, diciamo, cocco e lavato solo con acqua, ok? Quindi ho rimosso anche delle piccole macchie di muffa, la solita muffa verde che di solito si forma sullo zenzero. Fatto questo, adesso possiamo partire. Quindi zenzero biologico, lavato, la prima cosa che dobbiamo fare è grattugiarlo con la buccia, perché sulla buccia ci sono proprio tutti i microrganismi che sono utili per questo tipo di preparazione. Ok? Qua, ho grattugiato tutto lo zenzero, adesso lo metto nel vaso, ok? L'altra cosa che bisogna fare a questo punto è mettere i limoni. I limoni sono importanti perché hanno già la preparazione un certo grado di acidità, quindi ce lo proteggono in questo senso, ok? Quindi aggiungiamo l'acqua, non serve avere tanta tanta acqua. Un aspetto anche abbastanza decisivo, importante, perché quanta più è l'acqua presente all'interno del nostro ginger bug, tanta più potrebbe essere la probabilità che si creino anche delle contaminazioni, okay? Soprattutto una in particolare, che è quella che è definita la filante, cioè quando la nostra preparazione fermentata diventa gelatinosa, okay? Questo è dovuto ad un microrganismo particolare, viene proprio quando abbiamo delle preparazioni molto molto liquide. Quindi poca poca acqua, come vedete, questa è sufficiente una volta pronta poi per far partire, diciamo, bevande, fermentazioni varie, eccetera. E quindi poi aggiungo lo zucchero, circa il 10% del peso dello zenzero. Erano 50 grammi di zenzero, quindi dovrebbe essere più o meno, diciamo, sui 5 grammi di zucchero. Mescoliamo, agitiamo in modo da far sciogliere lo zucchero. A questo punto lo lasciamo fermentare per qualche giorno. Una cura che dobbiamo avere tutti i giorni è ricordarci di aggiungere un pochettino di zucchero alla nostra preparazione e di mescolarla. Ecco, mescolarla più volte al giorno. Quindi ogni giorno noi la apriamo, quindi la ossigeniamo, la mescoliamo bene, aggiungiamo una puntina di zucchero, un cucchiaino di zucchero, e vedrete che in pochissimo tempo il vostro ginger bug sarà bello frizzante, pieno di bollicine e pronto per essere utilizzato. Ok? Vediamo nei prossimi giorni cosa accade. Ciao a tutti, allora, sono passati 2 giorni esatti dalla
produzione del nostro gingerbread e come potete vedere dalle bollicine contenute all'interno è già bello attivo, è già partito molto bene, ok? Quello che ho fatto in questi 2 giorni è stato, come ho spiegato, semplicemente rinnovare con un pochettino di zenzero e pochissimo zucchero. Questo è il risultato dopo 2 giorni. Ovviamente questo è un risultato che può variare molto in base al luogo in cui si trova il clima, eccetera, eccetera. Però diciamo circa i tempi sono questi qua, sono 2, 4, diciamo, giorni, più o meno il tempo di attivazione. Adesso lo apriamo per vedere com'è dentro, com'è la superficie. Ecco qua, vedete? Adesso sembra non ci sia nulla, ma quando andiamo a mescolare, guardate che bello, ecco qua, questo è il risultato della fermentazione, ok? Quindi molto bene, questo in realtà potrebbe già essere anche pronto per l'utilizzo. Ciao, allora sono passati esattamente 3 giorni da quando abbiamo fatto il nostro gingerbread. Avete visto prima che già ieri, cioè a 2 giorni dalla produzione del nostro gingerbread era già molto attivo. Oggi ho deciso che era pronto per essere utilizzato perché avete visto, insomma, era già molto frizzante, c'erano già molte bolle, quindi fortunatamente è venuto pronto molto in fretta. Adesso vi farò vedere come uno dei vari utilizzi del gingerbread. Per ora vediamo come finire un po' questa presentazione di questa preparazione e appunto vediamo un possibile utilizzo. Uno dei più gustosi, dei più anche curiosi, è quello di produrre una bevanda fermentata. Per fare una bevanda fermentata partendo dal gingerbread, noi possiamo utilizzare davvero decine, ma ci possiamo inventare anche tutte le ricette che vogliamo. Quella che vedrete oggi è solo una delle varie possibilità che abbiamo a disposizione. Io, avendo molti fermentati per la casa, ho deciso di optare per questi ingredienti che adesso vi presenterò. Utilizzerò dell'acqua di kefir, che a sua volta è già un prodotto fermentato. Se non l'avete visto sulla mia pagina, trovate anche un video sul kefir d'acqua, quindi andatevelo a guardare per tutte le informazioni su come produrlo. Utilizzerò appunto lo starter di gingerbread. Utilizzerò del succo di limone. L'acqua di kefir è già leggermente dolce, anche il gingerbread, quindi non aggiungerò zucchero. In questo modo io farò una sorta di limonata fermentata che sarà pronta in circa 2 o 3 giorni. Dicevo, questa è una delle varie opzioni, una delle varie ricette che noi possiamo utilizzare. Possiamo anche usare il gingerbread tal quale, cioè imbottigliarlo così com'è, e in questo modo noi arriveremo ad avere quella che è chiamata la ginger beer. Ok, in questo caso ne ho poco e quindi lo utilizzo più come starter che come fermentato tal quale. Prepariamo velocemente questa bevanda fermentata. La prima cosa che faccio è aggiungo il kefir. La restante parte, mancante sarà compensata dal ginger e dal succo di limone. Ok, quindi adesso vado a versare. Sentite, è già bello frizzantino. Questo è ciò che rimane, è la parte solida del gingerbread. Questo andrà rinnovato, ok? Subito dopo aver chiuso il video, io toglierò una piccola parte, circa un 10-20% di zenzero fermentato, ne aggiungerò del nuovo, ok? Aggiungerò nuovamente l'acqua. Cucchiaio, i miei 10-20 grammi di zucchero circa e lo rimetterò a fermentare. A questo giro sarà pronto in meno di 24 ore perché ovviamente all'interno sono già tutti i fermenti, pronti. Ok, bene, adesso aggiungo il limone alla mia bevanda. Ecco qua, ho spremuto i limoni e adesso li aggiungo alla bevanda. Ecco qua, in questo modo abbiamo raggiunto, il livello per l'imbottigliamento. Adesso imbottigliamo e tra 3 giorni apriremo e vedremo un po' quale sarà il risultato.
Eccoci qua, sono passati 3 giorni, seconda fermentazione in bottiglia. Questa è, diciamo, come si presenta, se vedete c'è un fondo che è dovuto alla fibra del limone che si è depositato. Bene, adesso è arrivato il momento finalmente di aprirla e vediamo com'è, ok? Ecco qua, leggermente frizzante, vediamo com'è. Ecco, guardate, bellissima, tante bollicine, molto bene. Vediamo nel bicchiere. Ecco qua ragazzi. Super frizzante, bellissima, molto frizzante e molto bene. Bene ragazzi, questo è il finale di questo video. Il sapore, il gusto che abbiamo ottenuto è un sapore leggermente secco, questo perché durante questo periodo di rifermentazione gli zuccheri residui sono stati consumati dai lieviti, quindi ha un sapore leggermente secco ma con una nota leggera dolce ancora, segno che c'è ancora qualche zucchero da fermentare. Ovviamente ha un spiccato sapore di limone unito ad un gradevolissimo piccante dello zenzero. Per me è una bevanda davvero buonissima. Adesso avete la ricetta, potete farvela direttamente a casa e fatemi sapere nei commenti o scrivetemi sulle mie pagine se avete bisogno di suggerimenti o anche, diciamo, come viene fuori il vostro esperimento. Ok? Grazie a tutti. Ciao.